Il problema è che questi tagli e cuci di queste tecniche, nuove tecniche genomiche, non fanno distinzione nel tagliare e cucire, o meglio, si può tagliare dove si vuole, poi si cuce dove si vuole, ma il riarrangiamento avviene anche in punti del DNA che non sono magari desiderati, non sono quelli che vogliono chi fa chi applica queste tecniche. Quindi si va a ottenere degli effetti non target, si dice, cioè una sorta di effetti non desiderati che purtroppo ci sono. Ora, come si fa a dire senza alcuna sperimentazione di queste nuove tecniche che i prodotti di questi NGT, cioè ottenuti con queste nuove tecniche genomiche, non sono identici ai risultati dei vecchi OGM, alle vecchie manipolazioni? E quindi non devono essere sottoposte alla stessa regolamentazione dei vecchi OGM. Questo non lo dico io, lo dicono in tanti, sono tantissimi i genetisti nel mondo che suggeriscono alla Commissione europea o a chi vuole applicare queste tecniche e utilizzare i prodotti di queste tecniche genomiche, di fare prima della sperimentazione e poi magari vedere se è il caso di usare i prodotti di queste nuove tecniche genomiche. Lo dicono in tanti, lo dicono associazioni di scienziati no profit. E sembra veramente una grande forzatura quella della Commissione europea di imporre, di voler imporre i prodotti di queste nuove tecniche genomiche senza nessuna regolamentazione. Ripeto, questo non dovrebbe essere possibile anche alla luce dei risultati ottenuti con i vecchi OGM, che non solo non si sono diffusi perché c'è stata una regolamentazione, ma proprio perché non sono stati necessari, perché non è vero che la manipolazione genetica si fa per produrre, faccio un esempio, colture resistenti alla siccità o più produttivi, ecco, che sono i caratteri, diciamo, più importanti in fondo, no? Aumentare le rese, per esempio la produzione per ettari, o la resistenza alle malattie, inclusi anche la resistenza alla siccità, per citare, diciamo, effetti ambientali. Non c'è nessun dato, nessuna dimostrazione che la manipolazione genetica ha permesso di aumentare le produzioni, di aumentare la resistenza alle malattie. E allora io dico, perché insistere con le nuove tecniche genomiche a voler produrre qualcosa che deve essere più resistente, che deve essere più produttivo, quando invece noi sappiamo, giusto appunto, i risultati ottenuti in 20 anni di studi sul genoma umano, ma anche in altri settori, anche se nel mondo vegetale, che i migliori risultati di adattamento e quindi di resistenza alle malattie e ai cambiamenti ambientali si ottengono dando alle piante la possibilità
di cambiare naturalmente, di adattarsi ai cambiamenti ambientali naturalmente e non in laboratorio, in una capsula Petri, o in un laboratorio. Volevo dire a chi ci ascolta, di lasciar dialogare il DNA con l'ambiente, di non manipolarlo, perché il DNA è abbastanza bravo a dialogare con l'ambiente e a modificarsi. Quindi di non modificare, di non ascoltare chi insiste nel migliorare le resistenze alle malattie o che so io, manipolando il DNA. Il DNA, dialoga bene con l'ambiente e si adatta a secondo dei cambiamenti, ambientali. C'è, da dire quindi che, non insisterei nel voler a tutti i costi migliorare, le produzioni agricole o, l'adattamento all'ambiente manipolando il genoma delle piante, degli organismi viventi. Semmai suggerirei a chi vuole migliorare le situazioni in generale di lavorare sull'ambiente, visto che è il vero direttore dell'orchestra della evoluzione degli organismi viventi, mitigando quanto più possibile e eventualmente gli effetti negativi sull'evoluzione degli organismi viventi. Una cosa che non si fa, che non si può fare, probabilmente perché non fa gli interessi delle multinazionali, le quali evidentemente guadagnano di più, c'è un giro d'affari più grosso se si lavora sul genoma. Ma questo è un vecchio progetto, in effetti, non è recente il fatto che le multinazionali sono interessate a manipolare il genoma degli organismi viventi, incluso l'uomo.